Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Caponnetto e questo qui è il mio tutorial su come utilizzare Dataminer. Dataminer è un software che permette il mining dei dati, ovvero il fatto di prenderli da pagine web e organizzarli in tabelle. Per iniziare ad utilizzare Dataminer, per prima cosa dobbiamo andare sul sito dataminer.io e cliccare qui su Add to Edge. Quello che andrà a fare è scaricarlo come estensione. Facciamo così, lo scarichiamo. E lo vedremo comparire nella parte delle estensioni del nostro browser. Ora, una volta installato, dobbiamo aprire il sito web da cui vogliamo prendere i dati. Ora, io sto facendo questo tutorial per conto del professore Bennato per quanto riguarda il suo progetto Cinema dei Dati, ma ovviamente questo qui vale per qualsiasi tipo di sito. Cercherò di essere più generale possibile, ma anche più specifico per quanto riguarda il progetto appunto del professore Bennato. Il progetto prevedeva di andare su dei siti di recensioni di film e prendere la sezione dei commenti riguardanti quei film. L'idea è di raccogliere questi commenti in delle tabelle e poi con queste tabelle, insomma, utilizzarle per motivi di ricerca. In questo video mi concentrerò su due siti di recensioni di film, cioè Rotten Tomatoes e IMDb. Ora, quello che dobbiamo fare innanzitutto è cercare il film di cui vogliamo i commenti. Ora, nel mio caso, nel mio progetto, uno dei film era Arrival, quindi cerchiamo il film Arrival. Ora, dato che a noi interessa l'impatto di questi film, appunto del cinema dei dati, sul pubblico, l'idea è di prendere le recensioni scritte dagli utenti. Qui, esattamente qui, recensione degli utenti. Ora, questa qui è la pagina di cui noi vogliamo fare scraping. Nello specifico noi vogliamo prendere il commento e di questo commento noi vogliamo prendere il voto, il titolo oppure un qualche tipo di informazione che possa inquadrare il commento, la data in cui il commento è stato effettuato e effettivamente il testo della recensione. Quindi apriamo l'estensione di Dataminer. Ora ci sarà un tipo di interfaccia di questo tipo. Esploriamolo un attimo insieme. Ora qua leggiamo Public Recipes, My Recipes e Pinned. Ora, cosa sono le recipes? Le recipes sono le istruzioni che noi diamo a Dataminer per fargli capire da dove prendere i dati e come poi effettivamente renderli sotto forma di tabella. Le public recipes sono quelle che sono state rese pubbliche dagli utenti. Ora, il fatto di rendere pubblica una recipe è un qualcosa che si fa con la versione a pagamento di Dataminer. A noi non interessa, a noi interessa creare la nostra recipe specifica per i nostri siti. Quindi andiamo qui su My Recipe, vediamo che non ce ne sono. Per iniziare a creare una recipe dobbiamo cliccare su questa icona. Una volta che ci clicchiamo, spunta quest'altra interfaccia. Quindi quello che noi dobbiamo fare è mettere da un lato questa e dall'altro lato il sito su cui noi vogliamo eseguire lo scraping. Ora, che cos'è tutta quest'altra interfaccia che spunta? Ci sono diverse tab che noi possiamo andare ad aprire. Esploriamo insieme tutte quante le tab. Ora, la tab type sarebbe quella che ci fa selezionare la struttura della tabella che Dataminer poi darà in output. Se a noi serve una tabella che ha tante righe e tante colonne, dobbiamo scegliere la prima opzione. Se a noi interessa invece avere un qualche tipo di output dove c'è soltanto una riga e tante colonne, quindi informazioni dettagliate su una sola cosa, scegliamo la seconda. Ora, la tab 3 riguarda una funzione che comunque noi non dobbiamo andare ad utilizzare, soprattutto perché è a pagamento, comunque non ci interessa per il nostro progetto e non verrà trattata in questo tutorial. Invece, per quanto riguarda la tab rows, noi dobbiamo andare a dire al programma quali parti della pagina lui deve andare a guardare per poter prendere le informazioni in maniera seriale. Ora, mi spiego meglio. Noi qui vediamo due tastini, Easy Row Finder e Advanced Finder. Ora, se noi clicchiamo sull'Easy Row Finder, quello che succede nella pagina su cui noi vogliamo eseguire lo scraping è che il cursore si trasforma in questa crocettina e una volta che noi siamo sugli elementi della pagina, quegli elementi vengono in qualche modo evidenziati. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è capire quali elementi lui della pagina vuole andare a prendere. Ora, nel nostro caso lui deve andare a prendere tutto quanto questo box, perché da questo box deve trarre il voto, il titolo o il nome dell'utente o un qualsiasi tipo di identificativo che magari adesso scegliamo, la data e questo commento. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è selezionare, come sta scritto qui, due elementi e poi lui li prenderà in serie. Il primo elemento, quindi, noi lo selezioniamo cliccando con 1 una volta che abbiamo il mouse, il cursore sulla parte che ci interessa, la seconda parte, e noi vediamo che non sta funzionando. Ora, per
Primo consiglio, prima verità di data miner. Ogni pagina web è sviluppata in maniera diversa, ha un codice HTML diverso che la compone. Per questo motivo noi dobbiamo andare a provare tante volte quante bastano per andare a prendere la parte specifica della pagina che ci interessa. Siccome ogni pagina web appunto è diversa, ogni ricetta deve essere diversa per prendere in modo diverso i dati. Se noi vediamo che qui non dà nessun segno di riuscita, non ci fa cliccare su conferma, dobbiamo andare a rifare la selezione. Quindi ecco, l'idea è che non dobbiamo disperarci, anche se sicuramente non è facile, bisogna più che altro provare tante volte quante ne bastano. Ora, selezionando la seconda e la terza, lui riesce a prenderne alcune, ma non altre. Se noi facciamo attenzione, possiamo notare che le pagine che lui effettivamente non ha preso sono quelle lì che contengono spoilers. Di fatto, tutti quei box che all'interno hanno questo warning sono codificati in maniera diversa. Quindi, quando noi andiamo a selezionare questo e questo, lui non trova lo stesso HTML perché sono scritti in maniera diversa e per questo motivo prima non li trovava. Cosa facciamo per prendere i box anche quelli che hanno gli spoiler? La prima soluzione potrebbe essere di giocare con la selezione e di tentare nuovamente, magari c'è una zona di tutte e due che permette la selezione di tutte e due, insomma. Questo però non funziona e comunque non è abbastanza preciso per i nostri scopi, quindi passiamo direttamente all'Advanced Finder. Ora, prima di cliccare sull'Advanced Finder, noi già vediamo qui quello che è. Lui ci va a selezionare quindi la classe HTML che lui ci va a selezionare quando noi facciamo Easy Row Finder, perché lui di fatto ne ha trovate di rows e ancora sono selezionate perché sono tratteggiate. Tratteggiato è quello che ci fa capire quando data miner sta capendo dove andare a prendere i dati. Ora, quando noi selezioniamo l'Advanced Finder, si aprirà quest'altra finestra. Su questa finestra c'è scritto che noi dobbiamo cliccare Shift sulle parti della pagina che ci interessano. Se per esempio a noi interessa questa parte, clicchiamo Shift e qui noi abbiamo tutto quanto il codice HTML e CSS che ci serve. Qua ci sono delle varie spunte. Ora, il punto è che all'interno di questo box ci sono tutti questi elementi. La differenza tra questo box che ha lo spoiler e tra quest'altro che non ce l'ha, la dobbiamo ancora scoprire. C'è qualcosa che qui c'è e qui non c'è, ma c'è qualcosa che identifica tutte e due in quanto box. Noi dobbiamo scegliere quel qualcosa così che lui ci seleziona sia quello con lo spoiler sia quello senza spoiler. Ora, quando noi selezioniamo già il primo elemento, Lister Item, lui di fatto ci seleziona in rosso sia quella lì con lo spoiler sia quella senza. E così per tutti quanti i box stiamo vedendo. Ora, se noi proviamo a cliccare su conferma, lui ne trova 25, di fatto ci sono 25 recensioni in ogni pagina. Significa quindi che lui ha trovato l'elemento che ci serve. La tab calls invece riguarda quegli elementi della pagina che lui deve andare a trattare come colonne nella tabella finale che poi darà in output. Quindi noi dobbiamo immaginare che per ognuno di questi elementi lui crea una riga e per ognuna delle colonne che noi andiamo a specificare, lui prende qualcosa da qui, quello che io gli vado a specificare appunto nella colonna, e me lo rende una colonna. Vediamo come. Se noi clicchiamo su Add New Column, spunta questa interfaccia qui. Ora, mettiamo conto che la prima voce della nostra tabella deve essere quella lì del voto. Il voto si trova qui. Quindi iniziamo a scrivere il voto. Ora, una volta che abbiamo scritto la colonna col voto, quando noi guardiamo su Type, notiamo che se clicchiamo ci sono tutte quante queste opzioni. Ora, queste qui sarebbero le opzioni che DataMiner a disposizione che può eseguire sulla parte della pagina che noi gli stiamo indicando. Se noi leggiamo la descrizione, insomma, capiamo un po' che cosa fa. Comunque, a noi in questo momento ci serve soltanto fare scraping. Facciamo Easy Column Finder. Qui si apre questo tipo di interfaccia. Vediamo un attimo come funziona. In questa parte noi selezioniamo, abbiamo diverse opzioni, quale parte, cioè che cosa deve prendere della parte che noi stiamo indicando. Nello specifico, se noi indichiamo, per esempio, la parte del voto e clicchiamo su C, quello che lui ci trova è il testo in quella zona. Ora, le altre opzioni le vedremo a breve. A noi ci basta sapere il 10 su 10 e quindi lui ci dice, ci fa un'anteprima di quello che ha trovato e allora noi clicchiamo su conferma. Mettiamo conto che una delle colonne deve essere riguardo il link della recensione, cioè una volta che noi clicchiamo sul link che mettiamo all'interno della tabella, lui ci porta sulla recensione, perché su IMDb funziona così. Se noi clicchiamo sul titolo della recensione,
Vediamo che ci apre una pagina web dedicata soltanto a questa recensione. Questo ci può servire se noi magari vogliamo identificare la recensione, vogliamo aprirla e vederla noi personalmente, come se volessimo citarla. In questo caso, quindi, se a noi serve il link, facciamo Easy Column Finder e in questo caso però andiamo a selezionare l'URL. Perché noi da questa parte dobbiamo trarre l'URL e non la scritta The Art of Storytelling, cioè il testo effettivo. Se noi clicchiamo su C, vediamo che ci prende effettivamente il link, che poi ci porterà qui. Clicchiamo su Conferma. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il voto, ma con la data, perché magari ci interessa vedere come le recensioni si evolvono nel corso del tempo. Quindi scriviamo data, Easy Column Finder, selezioniamo la data, conferma. Ora, qui le cose saranno un po' più complicate, quindi mettiamo conto che noi vogliamo andare a trovare il testo delle recensioni. Come avevo detto prima, su IMDb tutti i box che hanno questo warning spoilers sono codificati in maniera leggermente diversa. Dobbiamo fare una selezione più di fino per andare a trovare la parte che ci interessa. Vi faccio vedere. Se noi clicchiamo su Easy Column Finder, clicchiamo sul commento con C. Lui ci dice che cosa ha trovato. Non tutte quante le recensioni sono state scelte. Questo qua è un po' strano. Infatti non ha selezionato queste qui. Un modo in cui sembra risolversi è questo qui: aprire il commento con spoiler, andare a selezionare il commento con spoiler, così lui prende tutti i commenti, sia quelli con spoiler, sia quelli senza spoiler. Per adesso sembra funzionare. Ora, guardiamo qua un pochettino la situazione. Abbiamo questo ordine delle colonne. Mettiamo conto che noi vogliamo invertire, vogliamo per esempio mettere il link della recensione prima di tutte le altre colonne. Come facciamo? Clicchiamo qui, Move Up. Mettiamo conto che la data la vogliamo all'ultimo, quindi dopo il testo della recensione. In questo modo l'ordine delle colonne nella tabella saranno il link, il voto, il testo e la data. Qui sta scritto 25 data. Questo vuol dire che lui ha trovato 25 delle istanze che noi gli abbiamo indicato cliccando appunto sulla pagina. Qui vediamo che ci trova soltanto 23. Qua sono 25 perché ci sono 25 recensioni visualizzate in questa pagina. Quindi dovrebbero esserci 25 voti, invece ce ne sono 23. Perché? Quello che possiamo fare è editarla, selezionare qualcos'altro, per esempio qui, ancora 23. Vediamo quelli che lui ha selezionato e quelli che non ha selezionato. Non ha selezionato questa perché qui non c'è il voto. Ok, quindi ha selezionato i voti dove ci sono. Dove non ci sono, giustamente non ha niente da selezionare. Ora spieghiamo che cosa è il nav. Il nav sostanzialmente è quell'elemento che lui deve andare a cliccare all'interno della pagina per scorrere tra le varie pagine. Mi spiego. In una sola pagina qui ci sono 25 recensioni. Alla fine della pagina noi vediamo questo tastino. Se noi ci clicchiamo, ne carica altre 25. Quindi quello che a noi interessa fare è dire al dataminer che una volta che ha finito una pagina, il testo per la navigazione, quindi da qui nav, è quel tastino che compariva prima, load more, che in questo caso è qui. Quindi noi gli dobbiamo dire Easy Nav Finder e andiamo a cliccare il tastino, infatti qua ci dà degli esempi, delle opzioni. In questo caso noi abbiamo questo tasto. Clicchiamo su N. Quello che lui ci dice è che non può dirci se è giusto, perché questo qua si vedrà soltanto al momento in cui effettivamente lo scraping avverrà. Ora, le ultime due tab ovviamente sono JS, che sta per JavaScript. JavaScript è un qualcosa che noi non affronteremo in questo tutorial, comunque per questo progetto non serve. E poi ovviamente c'è la tab Save. Questa qui è la tab finale. Gli diamo un nome e clicchiamo su Salva. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo fare una volta creata la recipe è testarla. Noi dobbiamo vedere di fatto come sta funzionando, se ci dà l'output richiesto. Quindi facciamo Scraping Dataminer, ci apre quest'altra interfaccia, ci chiude quella di prima. Ora esploriamo un pochettino questa interfaccia. Noi qui abbiamo un'anteprima di quello che sarà lo scraping una volta che inizializzeremo lo scraping. Qua sopra noi abbiamo queste tre opzioni. Andremo a selezionare tutte e tre per vedere che cosa fanno. Quando io clicco su New Scrape, lui sostanzialmente mi inizia un nuovo scraping della pagina. Ora ho ricaricato la pagina così che lui possa cliccare poi su Load More. Vediamo che cosa succede. Clicchiamo su Scrape. Lui mi ha trovato le prime 25 recensioni. Infatti vediamo che se noi allarghiamo la pagina, vediamo che
il testo della recensione va bene, se noi scorriamo nella tabella, vediamo che alla fine c'è la data. Il tutto sembra funzionare, solo che a noi servono non soltanto 25 recensioni, ma vogliamo che ce ne salvi per esempio 200, 300, 500. Quindi come dobbiamo fare? Se noi ci spostiamo manualmente sulla pagina successiva di recensioni e clicchiamo di nuovo su New Scrape, mi sovrascrive lo scrape che avevo appena effettuato e mi rifà di nuovo lo scrape in una nuova tabella. Infatti adesso ha preso 50 recensioni, ha sovrascritto quella prima, questo significa che la prima recensione sarà di nuovo la prima. Ora a noi non serve questo qui, a noi serve che lui invece la faccia pagina per pagina, che vada avanti lui. Quindi proviamo a cliccare qui su Scrape and Append. Avendo ricaricato la pagina, quindi ce ne sono soltanto 25, lui quello che fa è fare lo scrape e ne trova 25. Quando noi facciamo di nuovo Load More per averne altre 25, clicchiamo di nuovo su Scrape and Append. Lui praticamente prende le 25 che aveva già preso e le altre 25 che ha caricato, quindi di fatto qui alla 26esima dovremmo trovare di nuovo la prima. E infatti è così, di nuovo la prima è questa qui. E quindi a ripartire dalla prima le ha messe qui. A noi invece serve che lui capisca che deve andare avanti nelle pagine, quindi noi dobbiamo fare Next Page Automation. Quando noi andiamo a fare Next Page Automation, quindi ho cancellato qui per resettare, lui praticamente ci chiede queste informazioni. Per quante volte lui deve fare questo Next Page? Quindi lui per 10 volte cliccherà su Load More e quindi ne avrà 25 per 10 recensioni. Se queste qui ci sono, quindi se per esempio un film ha meno di 500 recensioni, lui avrà dei problemi perché a un certo punto non ne trova più e non sa cosa mettere. Nel nostro caso ce ne sono più di 2000, quindi si potrebbe fare anche di più. Ora, la seconda opzione riguarda il fatto che alcune pagine web contano l'intervallo di tempo che passa tra un'operazione e l'altra. Se questo intervallo è troppo piccolo, alcune pagine web riconoscono che si tratta di un bot e quindi bloccano qualsiasi tipo di operazione. Noi possiamo, diciamo, aggirare questo problema se mettiamo un timer, che qui in questo caso è 8 secondi, che può anche bastare. Se noi clicchiamo qui su Scrape 10 Pages, lui ci farà le prime 50 perché già avevamo cliccato su Load More, poi dopo 8 secondi all'incirca ce ne fa altre 25. Ora stiamo vedendo dei numeri che non sono corretti. Una cosa che dovremmo fare è capire che cosa sta andando storto e correggere al momento. Questa qui è una cosa che in questo caso non andremo a fare, però credo che il problema riguardi, lui nel frattempo sta andando avanti, credo che il problema riguardi come abbiamo selezionato questo tastino e quindi andrebbe fatta una selezione più precisa. Ecco, ho dovuto chiudere Dataminer perché stava avendo dei problemi, però comunque un modo per tornare a modificare la recipe che abbiamo già creato è questo qui. Di nuovo, riapriamo l'estensione, andiamo su My Recipes, andiamo su IMDb e qui c'è l'iconcina della matita che ci dice che la possiamo editare. Lui di nuovo andrà a riaprire questa pagina e qui noi possiamo vedere che cosa è andato storto. C'è di nuovo qualcosa che non va, però insomma bisogna tentare. Questo qui ve lo lascio, diciamo, come esercizio. Ora, in questo tutorial voglio invece trattare un altro sito che sarebbe Rotten Tomatoes, perché c'è un qualcosa che dobbiamo notare se vogliamo prendere le recensioni da quel sito. Andiamo su Rotten Tomatoes, anche in questo caso cerchiamo la pagina del film e anche in questo caso, siccome ci interessa l'audience score, cioè quindi l'impatto sul pubblico e non quello lì dei recensori, andiamo a cliccare qui. Ora proviamo di nuovo a fare la nostra recipe. Ora, in questo caso non è chiaro quale parte lui deve scegliere, lui dovrebbe scegliere tutta quanta questa parte, però noi non riusciamo a fargli capire qual è. In questo caso, se noi scegliamo qui, clicchiamo su 1, poi scegliamo qui e clicchiamo su 2, per qualche motivo lui riuscirà a capire comunque tutto quanto il box. Ecco, l'idea è che noi dobbiamo tentare finché non funziona. Le selezionate tutte e quindi andiamo avanti. Mettiamo conto che in questa recipe noi vogliamo una colonna per il voto, una colonna per la data, una colonna per il testo della recensione e una colonna per l'autore. Ne creiamo 4, selezioniamo qui la data, le ha prese tutte. Una cosa che potremmo fare invece, siccome qui, questo qui sembra un link, allora noi possiamo andare a dirgli invece di prendermi l'URL, così che noi possiamo identificare in modo migliore chi è stato a fare la recensione. Certo è che in una ricerca uno dovrebbe porsi il problema etico del fatto di andare ad individuare chi è stato a scrivere cosa. In questo caso comunque sono recensioni di film, si tratta di username, così non dati anagrafici, quindi non dovrebbe esserci nessun tipo di problema etico. Ce li ha trovati tutti. Questo è il testo della recensione. Ce li ha trovati tutti. Qui ci sono 19 data,
perché magari ce n'è qualcuno mancante, eccolo qui. Ora, questa qui è la colonna del vuoto e per questa qui dobbiamo fare un po' più di attenzione. Il fatto è che quando noi andiamo a trovare questa parte delle stelle, facciamo Easy Column Finder, se noi cercassimo il testo di questa parte, quindi non la singola stella ma di tutto quanto il box delle stelle, clicchiamo su C, lui di fatto non trova niente. Perché? Perché qui non c'è scritto il numero di stelle, a differenza di IMDb dove c'è scritto 10 su 10. Come facciamo a trovare quindi questo quantitativo? Ora, il modo in cui funziona Rotten Tomatoes è il seguente: queste stelle sono tutte quante codificate in HTML. Se noi vediamo qui, clicchiamo su HTML, selezioniamo il box con le stelle, di fatto notiamo che ci spunta questo tipo di codice. Ora, a noi per adesso questo qui sembra un qualcosa di incomprensibile, però se ci facciamo caso, star display field è la stella piena. Alla fine dovremmo avere un qualcosa di diverso, infatti noi abbiamo star display empty. Se noi qui guardiamo per esempio questa stella che è a metà, noi vedremmo un altro tipo di HTML. Infatti qui vediamo che è display alpha. Quindi sostanzialmente questo HTML identifica queste forme. Quello che noi possiamo andare a fare è prenderci intanto questo codice e poi con Excel modificare la tabella e andare a sostituire tutte quante queste scritte oppure creare un qualche tipo di formula che me le sostituisca in automatico. Questo qui è una cosa che poi vedremo dopo per chi è che ne ha bisogno, però per adesso a noi interessa prendere questo qui. Clicchiamo quindi su conferma, lui mi prende tutti quanti i box delle stelle. Per il nav utilizziamo questo next, clicchiamo quindi, gli diamo il nome, clicchiamo quindi su salva, testiamo subito la nostra recipe. Non sembrano esserci grossi problemi. In questa qui manca il link perché sicuramente è quella lì senza autore, esatto. Quindi qui vediamo che c'è il commento e alla fine abbiamo qui tutti quanti i nostri codici HTML. Sembra quello che ci serve e quindi per noi funziona. Quindi limitiamoci soltanto ad una pagina, tanto non ce ne servono altre. Clicchiamo su download. Lui qui ci dà l'opzione per il formato che possiamo scegliere. In questo caso ci serve Excel. Adesso proviamo a fare questo scraping e poi andiamo a vedere su Excel come fare a tradurlo in un 5 su 5, 4 su 5, eccetera, eccetera. Apriamo Rotten con Excel. Ora, che cosa andiamo noi a fare con questa colonna del vuoto? Ora, sicuramente ci sono dei modi molto più complicati e molto più precisi di quello che io vi sto mostrando, però questo qui è il metodo che io ho utilizzato. Cliccare su trova e seleziona e quindi su sostituisci. Semplicemente noi andremo a fare copia e incolla del codice HTML che ci interessa e lo andiamo poi a sostituire col numero che ci interessa, nello specifico. Quando noi per esempio andiamo a vedere questa situazione qui, quindi il tag di apertura star display field e col suo tag di chiusura, noi lo andiamo a tradurre con 1. Sostituisci con 1. Cosa succede? Alcune non sono state fatte per qualche motivo. Ok, adesso sono state fatte tutte quante, quindi era perché avevo selezionato una di queste qua. Ora, uno dei tag è questo qui, empty. Sostanzialmente sarebbe la stella vuota. Ora, siccome a noi non importa la stella vuota, perché non c'è bisogno che andiamo a segnalare anche le stelle vuote, facciamo tutta questa situazione qui, copia, incolla con nulla, cioè eliminiamo. Quindi di fatto è rimasto questo qui. Un'altra cosa ovviamente è questa mezza stella. Quindi noi andiamo a fare copia, incolla e scriviamo .5. Ok. Quindi noi sostanzialmente qui abbiamo questa serie di 1. Ora un'altra cosa che potremmo fare è, a partire dal 5, andare a selezionare tutti questi 1 e andarli a tradurre. Perché se noi facciamo per esempio, partendo da 1, ovviamente non dobbiamo sostituire niente, però se noi abbiamo 1, 1, dovremmo fare 2. Solo che così facendo i 5 sarebbero 2, 2, 1. E lì dobbiamo andare a rifare di nuovo. Quando trovi 2, 2, 1, fai 5. Invece noi facciamo dal 5 al 2, così non facciamo passaggi in più. In questo piccolo campione di recensioni non c'era per esempio un voto come per esempio 4.5, però il senso è questo qui, che noi se avessimo avuto per esempio 4.5, noi avremmo avuto per esempio 1111.5, poi sostituivamo il 1111 con 4 e quindi c'era 4.5. Ora, questo qui era il mio tutorial su come utilizzare Dataminer. Buona ricerca! Ora, un piccolo bonus che mi posso sentire di darvi è questo qui. Quando noi andiamo a guardare alle recensioni su Metacritic, se noi andiamo a fare Easy Raw Finder sui commenti,
La selezione che abbiamo visto di questo tipo evidentemente non è sufficiente, dobbiamo fare un qualcosa di diverso. Ora, quando noi invece andiamo a selezionare il testo del commento, per qualche motivo lui ce le trova tutte quante. Quando noi invece vogliamo andare a trovare il vuoto, succede qualcosa di particolare. Se facciamo Easy Column Finder nella colonna del vuoto e clicchiamo su uno a caso dei voti, incontriamo un problema perché qua vediamo già 58 data e non 100. Questi qui sono tratteggiati e questi due no. Come mai? Se noi ci facciamo caso, gli unici ad essere selezionati sono quelli lì verdi, in tutta quanta la pagina. Quelli rossi non sono selezionati, quelli gialli non sono selezionati. Se noi invece facciamo al contrario, andiamo a selezionare quelli gialli, lui di fatto ci trova solo quelli gialli, non quelli verdi e non quelli rossi. Lo stesso capita se noi scegliamo quello rosso. Come mai? Questo è un ottimo modo per sperimentare la Advanced Finder. Se noi clicchiamo sulla parte che ci interessa, sul voto, vediamo che noi abbiamo tanti tipi di tag. Ora, come funziona praticamente Metacritic? Faccio un po' lo spoiler. Questi voti in realtà sono codificati diversamente che siano verdi, gialli oppure rossi, per un semplice motivo, perché poi alla fine della pagina o all'inizio, insomma da qualche parte, ecco qui, noi abbiamo questa suddivisione, diciamo, dei voti tra positive, mixed e negative. Infatti noi vediamo che nel voto che io ho selezionato c'era anche negative. Se io per esempio andassi qui in questo verde, positive, addirittura c'è un tag ulteriore perché è 10 e c'è il perfect. Se andassi a selezionare soltanto il perfect, lui di fatto mi troverebbe forse soltanto quelli col 10. Ok, perfetto. Se io invece andassi a selezionare questo qui, lui me li prenderebbe tutti, infatti me li sta prendendo tutti quanti. Quindi in sostanza funziona così: c'è un nome per identificare il voto, un nome per identificare il fatto che sia mixed, positive o negative, e addirittura un altro nome per identificare se è il 10. Se noi identifichiamo uno dei nomi più particolari, lui va a trovare soltanto quelli particolari. Se noi scegliamo invece il nome più generico, cioè del voto in generale, lui va a trovare tutti quanti i voti.